Toscana a Tavola ha una prerogativa, quella di vedere qualche borgo, qualche angolo meno conosciuto della nostra meravigliosa regione toscana. Qui con noi abbiamo Giovanni Fascetti, che è il presidente di un'associazione culturale, vero? Gruppo culturale Ippolito Rossellini. E siamo esattamente presso la Rocca del Brunelleschi, pensate un po', non a Firenze, bensì nel territorio della provincia di Pisa e più esattamente a Vico Pisano. Intanto prendiamo contatto con queste due bandiere che hanno una loro motivazione storica, vero? Queste due bandiere accolgono i visitatori che da tutto il mondo arrivano a visitare questa fortezza e rappresentano la potenza di Pisa al tempo in cui Vico Pisano era il gioiello dei pisani, la seconda città dello Stato. A destra questa gialla è? Questa è la bandiera della Repubblica Pisana con l'aquila imperiale. Per concessione imperiale i pisani potevano innalzarla. E questa ovviamente? Questa è la bandiera della Repubblica Pisana, ma la bandiera più tarda. Siamo in pieno 300 quando la bandiera rossa, perché Pisa inalberava la bandiera rossa, si aggiunge la croce con le sfere, Cristo e 12 apostoli, o il sole e le 12 case dello zodiaco. Benissimo, allora la parola Vico Pisano, l'etimologia. Vico è il centro più importante di un distretto di piccoli villaggi, pagi, così era in epoca romana. Probabilmente al tempo in cui, morta Matilde di Canossa, gli arcivescovi di Pisa diventarono signori e padroni del castello che era qui dove siamo ora noi, che al nome di Sala, longobardo di origine, cominciarono a sostituire quello di Vico, che ricordava l'epoca in cui Roma era stata potente, e di Roma Pisa al tempo voleva essere l'erede. Ecco, noi siamo a pochissimi chilometri da Pisa, ma in un angolo, ripeto, abbastanza, diciamo francamente, un po' fuori da quelli che sono i tour classici dei turisti, no? Dei itinerari. Diciamo dei turisti italiani, perché in realtà in alcuni momenti abbiamo il 90% dei visitatori che vengono dall'Australia, dagli Stati Uniti, dal Canada, da allora, tutto il resto. Parliamo di questa rocca dei Brunelleschi, intanto costruita in che epoca? Allora, siamo negli anni 30 del 1400, quando il duca di Milano, il peggiore nemico di Firenze, il capo del partito ghibellino in Italia, Filippo Maria Visconti, conquista la città di Lucca. Da Lucca, lungo quello che era il ramo più antico della via Francigena, cominciano a scendere, passando quindi proprio di qua, gli eserciti con le insegne del Biscione. Fanno i primi affondi, Niccolò Piccinino, grande generale, li guida fino alle colline pisane. Firenze si rende conto della necessità di costruire un Arno Stellung ante litteram, una linea dell'Arno da Pisa a Firenze. La chiave di volta di tutto il sistema difensivo a fortezze doveva essere la fortezza di Vico Pisano. Ricordiamo il secolo? 1435 l'anno, ricordiamo, Filippo sale a Palazzo Vecchio, quello che noi chiamiamo Palazzo Vecchio, per presentare al governo il grande modello in legno della fortezza che poi avrebbe qui edificato subito dopo. Alle nostre spalle ci sono degli stemmi molto importanti, ce ne vuol parlare? Allora, siamo nel cuore della fortezza brunelleschiana, la parte più alta, la rocca, 4 livelli, questo è il primo, e qui il palazzo destinato a ospitare il vicario, il signore che è inviato da Firenze, che doveva riscuotere i tributi, amministrare la giustizia, il governatore, potremmo dire in termini moderni. Gli stemmi quindi sono quelli delle più potenti e ricche famiglie di Firenze, finché l'Arno si trovò a scorrere qua sotto. Metà del 1500 si operava la rettifica, l'allontanamento dell'Arno da Vico, e ai Medici, Peruzzi, Listrozzi, Pandolfini successero famiglie di rango inferiore, sempre nobili di Firenze, ma non così importanti e così ricchi, perché Vico Pisano aveva perso la sua ricchezza. Bene, io ringraziamo il signor Giovanni Fascetti per queste dotte informazioni storiche, la ringrazio e andiamo a fare la conoscenza dei prodotti del nostro territorio, il territorio pisano. Il grande Ippocrate diceva: noi siamo ciò che mangiamo. E qui accanto a me ho la professoressa Lucia Guidi, biochimica agraria presso l'Università di Pisa, che tra l'altro è proprio specializzata nel determinare in un certo qual modo quelle che sono le caratteristiche organolettiche, non solo, dei vari cibi. Ma è vero che anche il colore incide molto? Direi essenzialmente, nel senso che possiamo fare una dieta a base di diversi colori e ognuno di questi apporterà, attraverso appunto la dieta, diversi componenti che sono essenziali. Perché? Perché le piante sintetizzano tutta una serie di molecole organiche per la difesa. Mi faccia qualche esempio.
Uno fra tutti il pomodoro. Il pomodoro, tutti ne parliamo delle grandi virtù. Il suo colore rosso è dovuto alla presenza di un pigmento, il licopene, di cui sicuramente tutti ne sapete l'esistenza. Licopene che è determinante perché ha un'elevata capacità antiossidante e il nostro organismo lo può utilizzare per combattere degli stati di patologia. La cosa essenziale è che il licopene, oltre a essere presente ovviamente nel frutto fresco, è presente anche dopo la cottura ed anzi il suo assorbimento a livello intestinale aumenta proprio quando è veicolato insieme ai grassi. Basti pensare che nella nostra dieta semplicemente la pasta al pomodoro, chiaramente uno degli altri componenti essenziali di questo piatto è rappresentato dall'olio extravergine di oliva. C'è una bella iniziativa che si svolge tutti gli anni intorno al mese di ottobre qui a Pisa, sto parlando di Food Wine Festival. Ecco, lei è coinvolta? Coinvolta nel senso che sicuramente è coinvolto lo chef che stilerà un menù, perché poi alla fine mangiare deve essere anche un piacere per la salute, in questo senso fa anche bene e per la mente, però insieme allo chef che farà appunto questo menù vedremo di organizzare anche dei piatti che oltre diciamo a soddisfare i nostri piaceri soddisfi anche la nostra salute. Quindi mangiate colorato, questo è il messaggio che vi arriva. Grazie professoressa. Grazie a lei, e il nostro percorso continua. I tipi di pasta ce ne sono i più vari, ma all'interno del mitico pastificio Martelli, facilmente riconoscibile da queste confezioni color giallo, giallo oro, non so come definirlo, va bene? Canarino. Canarino? Canarino. Dodi Giuliano, giornalista e non gastronomo, che non mi ho presentato. O papera forse meglio. Giallo papera? Giallo papera, va benissimo, ok. E vi presento il nostro Stefano Cipollini, che sarà lo chef che realizzerà questo piatto. Ebbene, stavo dicendo che tra le tante forme di pasta, carissima Chiara Martelli, c'è quella del fusillo della Torre di Pisa. Come nasce? Allora, questo è un fusillo nato per ricordare l'antica tradizione pastaia toscana. Pensa un po', sì, perché si pensa sempre magari che la pasta arrivi da altre regioni. Napoli o Campania. Bravo, benissimo. Invece no, perché la Toscana vanta comunque una lunga tradizione di pastaia. Rimanga fra di noi, il babbo mi ha detto prima, interloi, che in Campania, a Gragnano per esempio, tanto per fare riferimento, a quel tempo nel 1200 non mangiavano la pasta ma le foglie, scusate la battuta, questa è cattiveria, ma comunque l'abbiamo detto. Che vuol dire toscane, ragazzi? Noi almeno nel periodo chiamiamo medioevo eravamo ai vertici, vero Dodi? Sì, no, poi in Campania d'autunno ingrassavano perché le foglie ce n'erano a disposizione. Esatto, e dopo questa altra battuta andiamo a scoprire con Stefano qual è il piatto che realizzerai con questi fusilli. Allora, io ho pensato di valorizzare questo fusillo che è perfetto al morso, una cottura costante, continua, attraverso l'unione di cannolicchi cotti a bassa temperatura, una crema di patate dolci e una specie di dressing di salsa fatta con dragoncello e limone. Scusate i termini inglesi, ma ormai vanno di moda in cucina e questo, poi dobbiamo avere sempre i sottotitoli, poi cosa significa dressing. Ok, allora quindi prendiamo, quanto ne hai bisogno? Una bella confezione? Una bella confezione. Bene, allora consegniamo, quanto viene questa confezione? Allora, qui in paese diciamo che si viene a 4,50 al chilo. Ecco. Ok, si trova anche un po' di più. Benissimo, ok, allora la consegniamo, perfetto. Noi ti ringraziamo Chiara. Grazie a voi. Complimenti alla vostra meravigliosa famiglia che porta avanti questa bella tradizione. E che dire, lasciamo a Dodi l'ultima osservazione. Perché questa famiglia Martelli e questo pastificio ha questo grande successo? Beh, io penso, poi sono anche un po' contaminato dai sapori, perché non è la prima volta che l'assaggio, ora poi magari me ne dai una a 4 euro, così visto che poi ti faccio... L'assaggerai poi successivamente? No, ma l'ho assaggiato... Bene, allora dunque... I grani, secondo me la qualità è l'acqua... E i grani che utilizzano non sono i grani quelli che arrivano mescolati ai vari porti, no? Che non si sa cosa c'è. E quindi la qualità del grano è fondamentale. La qualità del grano è fondamentale. Dovete sapere che Dodi, vedete dal suo profilo, ricorda delle figure medievali della signoria di Firenze. Sì, ma c'era già la pasta Martelli? Sì, non lo so. Vai, andiamo in cucina. Vai Dodi, segui. Ciao Elena, grazie infinite. In cucina. Eccoci qua con Luigi, che tra l'altro è il responsabile di questa azienda che produce, o meglio commercializza, bene precisarlo, fagioli e non solo. Trasformiamo, nel senso che è una produzione, perché noi compriamo il prodotto, il fagiolo secco,
in questo caso, e poi lo conserviamo, lo mettiamo in barattolo, ecco. Quindi c'è una produzione. Faccio un esempio: noi siamo venuti da te per acquistare che cosa? I fagioli zolfini, assolutamente. Perché Stefano, che poi verrà in cucina con me, realizzerà questo, questo fagiolo zolfino in che contesto? Allora, lo metteremo come accompagnamento a un maialino cotto a bassa temperatura e laccato alla birra. Perfetto, ma è di origine sarda? No, assolutamente no. No, perché non si parla di maialino. No, perché qui siamo in Toscana. No, no, no. Allora, senti, ma oltre il fagiolino zolfino, quali sono i prodotti della tua gamma? Sì, allora, noi produciamo in generale salse, sia per pasta sia per crostini, particolarmente ragù, perché naturalmente nella tradizione toscana la ciccia non può mancare. Abbiamo anche certificazione biologica, quindi lavoriamo con carne biologica, e dove riusciamo anche con filiera corta, come è il caso del fagiolo zolfino, ad esempio. Il compito di giudicare ovviamente questo piatto spetta a Dodi Giuliano, giornalista neogastronomo. Allora, caro Dodi, quando si parla di zolfino, che cosa ti viene in mente? Mi viene in mente quello che dicevano i nostri vecchi, che il fagiolo è la ciccia dei poveri, è la carne dei poveri. Però lo zolfino costa una cifra, forse conviene prendere un taglio buono di mucca autoctona, perché effettivamente lo zolfino ha dei prezzi, però ha anche dei vantaggi, perché lo zolfino, come altri tipi, anzi forse è l'unico che ha una buccia talmente sottile che è digeribilissimo, come il sorana, se vogliamo. Sì, altro fagiolo, il sorana ha una composizione un pochino diversa e anche un pochino, se mi permetti, un po' più cicciottello, insomma. Questo proprio è da spalmare. Ecco. Allora, ti ricordi che da bambino si mangiava il cantuccio col fagiolo? Ecco, se ci metti questo, una puntina di pepe e l'olio nuovo, sei in paradiso. Senti, allora ricordaci un attimino come lo cucinerai. Allora, lo valorizzeremo con della salvia, del rosmarino, dell'aglio e dell'olio extravergine d'oliva eccezionale, proprio per rendere onore a un fagiolo dalla buccia sottilissima e che si scioglie in bocca. Luigi Iasilli, e quanto viene a barattolo? 5 euro più o meno la fascia. Naturalmente noi non possiamo controllare il prezzo al dettaglio, ma grosso modo si trova in commercio a quel prezzo lì. Ecco, questi sono a crudo o sono già cotti? Sono già cotti, questi qui basta scaldarli e servirli. Poi uno ci può aggiungere dell'olio extravergine, pepe, a piacimento, insomma. Beh, allora lo prendiamo. Grande Luigi, grazie di tutto. Dodi, si va in cucina. Te per l'assaggio dopo, Eccoci qua, siamo in cucina con Stefano Cipollini, ricordiamolo, chef ultra decorato, nonostante la giovane età, ma soprattutto insegnante presso la scuola Tessieri di Ponzacco. Ecco, che cosa insegna ai tuoi allievi? Noi cerchiamo di trasmettere, più che la tecnica in sé per sé, che poi affiniranno loro, cerchiamo di trasmettere la coscienza di essere innamorati di questo lavoro, di, come diciamo noi, cercare di essere perfetti sempre, in qualsiasi cosa si faccia. Ora, facendo un esempio, il mettere l'acido insieme al dolce, il dolce insieme al salato, il colore insieme a un altro colore, gli abbinamenti di una cottura prolungata su un particolare prodotto e un'altra invece meno efficace su un altro, sono tutti elementi fondamentali che determinano il risultato di un buon prodotto. Assolutamente, l'equilibrio nel piatto deve essere, anche se può sembrare folle dover mettere ogni singolo elemento, quindi il dolce, il croccante, l'acido, ma questo è il nostro obiettivo, creare un'armonia perfetta in bocca, e questo è ciò che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Naturalmente uno potrebbe dire: a me piace più questo piatto rispetto a un altro. Beh, questo è un fatto soggettivo innegabile, qui non c'è chef che tenga, qui evidentemente si va a gusto personale, però ci sono delle tecniche fondamentali, imprescindibili. Assolutamente. Detto questo, andiamo a presentare il piatto di oggi, che ve lo dico subito, leggermente, non dico difficile, ma un po' più complesso rispetto al solito, vero? Almeno diciamo un pochino più tecnico. Titolo del piatto: questa è un carré di maialino cotto a bassa temperatura, accompagnato con i nostri fagioli zolfini, patate alla crema e una riduzione di birra a laccare il tutto. Bene, noi abbiamo comprato, come avete potuto constatare se ci avete seguito fin dall'inizio del programma, col nostro Luigi i fagiolini zolfini di Prato Magno. Assolutamente. Bene, a questo punto noi abbiamo tutti gli elementi, si parte. Allora, cosa si fa? Bene, prima cosa da fare è prendere il nostro maiale. Bene. Ok, quindi che parte del maiale, diciamo? Questa è il carré,
questo è il carré del maiale. Fai una capire parte... che cos'è il carré a quelli che non sanno cos'è il carré. Il carré non è altro che la parte della schiena del maiale privata delle ossa. No, scusate, perché sembra una cosa facile, ma invece non lo è. Vi farla vedere Alessio, perché adesso l'inquadratore è lì. È questa parte qua. Capito, Dodi? Ecco, il carré è quella parte lì. Quando ti fa male la schiena, ecco, no, scusa, che Dodi è poi è colui che poi assaggerà questo. Privata appunto delle ossa. Quindi noi in questo momento andiamo a togliere il grasso, non che sia cattivo, ma leggermente in eccesso per ciò che dobbiamo fare noi. Ok? Quindi appoggiamo il nostro grasso che può essere riutilizzato per qualche altra cosa. Prendiamo il nostro sale, quindi una generosa salatura, come farebbe appunto una nonna. Questa è una nonna 2.0. Cari amici, facciamo un bel salto indietro nel tempo. Il termine per definire un prodotto che aveva un prezzo salato è legato al fatto che il sale non era presente. Sapete che c'è stata una grandissima guerra fra Pisa e Firenze per il sale. Assolutamente. E ci fermiamo lì. Vai. Prendiamo della salvia. La salvia, cerchiamo di far sì che la carne si sposi con la salvia, quindi la massaggiamo accuratamente, spezziamo il nostro rosmarino sopra e sotto e del timo, in questo caso del timo limonato, che mi dà freschezza a una carne che solitamente è considerata grassa, mi dà freschezza, leggerezza in bocca. A questo punto dove lo metti? A questo punto mettiamo sotto vuoto. Mettendolo sotto vuoto, chiudendolo al 100%, possiamo garantire una cottura a bassa temperatura. In questo caso abbiamo fatto 67 gradi 8, giusto per cercare la perfezione, in maniera che i succhi si concentrino all'interno, la cottura avvenga dall'esterno verso l'interno in maniera graduale e non violenta, e tutti i succhi possano rimanere all'interno e i nostri aromi che abbiamo messo. Allora rimetti quello lì a posto. Sì. E adesso noi ci avvantaggiamo, tu fai un piccolo miracolo, vai! Ottimo! Perché noi ci siamo avvantaggiati, recuperiamo il prodotto che era stato messo, ricordiamolo, appunto sotto vuoto, e cotto sotto vuoto. Ecco, Bob, aspetta un attimo, inquadralo bello, bello, bello in stretto, perché è importante che il pubblico a casa riesca a capire questi passaggi fondamentali. Vedete? In questo caso tutti i succhi della carne non vengono dispersi con la cottura, ma rimangono all'interno del sacchetto e la carne giace all'interno dei suoi succhi, quindi può solo accentrare sapori. Allora faccio una premessa, visto che faccio cucina ormai da 16 anni, c'è proprio una scuola di pensiero fra gli chef che ama follemente questo tipo di cottura, altri trovano qualche piccolo neo, ma effettivamente questa è, io faccio parte di questa, di questa fronde. Tanto allora senti, non abbiamo detto quanto la cottura come tempistica e quanto i gradi di cottura. 67 gradi 8, 4 ore di cottura. Bene, vai, andiamo avanti, apriamo. Andiamo, quindi i nostri succhi vengono conservati, perché con questi possiamo andare a fare la riduzione di birra. Quindi la riduzione. Qui c'è anche la birra in mezzo? No, qui la birra non ce l'abbiamo messa, l'abbiamo ridotta con i suoi succhi a parte. Okay. Quindi, questo è il nostro maiale. In questo caso lo appoggiamo un attimo qua in stand by e pensiamo ai fagioli. I fagioli sono i nostri fagioli zolfini, quindi una buccia particolarmente morbida in bocca. Noi andiamo a scolarli leggermente. Ricordiamo che sono già stati cotti. Assolutamente. Prendiamo la nostra placchettina, ce li appoggiamo sopra e mentre questi scolano noi accendiamo il fuoco qua sotto, una generosa irrorata d'olio extravergine oliva, sempre sempre e comunque, non esiste un altro. Toscanissimo, vedete, c'è anche il marchio che garantisce. Prendiamo della salvia, possibilmente le foglioline iniziali che sono più morbide, prendiamo del rosmarino e rigeneriamo i nostri fagioli. Rigeneriamo, cioè rinsaporiamo, perché se eventualmente la ditta del nostro Luigi non avesse insaporiti come è gradita allo chef, bene, lui ci mette del suo. Ogni chef ci deve mettere un po' del suo. È come se fosse un marchio di fabbrica, tanto per intenderci, dico bene? Assolutamente, assolutamente. Qua vedete una patata. Con la patata l'abbiamo sbucciata ovviamente, tagliata sottilissima senza sciacquarla, abbiamo fatto una riduzione di panna
abbiamo preso il miglior parmigiano reggiano e abbiamo fatto degli strati sottili tra patate, panna e parmigiano, continuando così fino a ottenere uno spessore all'incirca di 4 cm. Come erano gli strati? Patate, panna e parmigiano. Patate, panna e parmigiano fino ad arrivare a un'altezza circa così. E come erano gli strati? Sottili, ecco, sottili. Sono un predestinato. Allora, noi facciamo anche qui. Tu vai avanti con i fagioli, ma facciamo altro. Uno, due, tre, altra magia. Via. Vai. Miracolo. Tutto quello che Stefano Cipollini ha raccontato, noi ve lo dimostriamo. Eccolo qua, con questa inquadratura. E voilà. Le nostre patate alla crema. Quindi, patate cotte in forno. Ma poi lo possiamo tenere qui? Ah, va bene. Per un istante, perché io volevo che il nostro popolo potesse inquadrare nella sua pienezza. Ecco qua, vedete che è fatta come a lasagna, vedete? Esatto, a strati. E ecco. Gratinata sopra. Bene, ok. Qui c'è solamente, ricordalo, patate. Patate, panna e parmigiano, il tutto tagliato sottili. Benissimo. Oh, grazie. Allora, vai. Dopodiché. In questo caso andiamo a posizionare le nostre patate alla crema, qui intanto si sta insaporendo. Beh. Noi posizioniamo le nostre patate alla crema nel centro del piatto. Leggermente, la patata per tradizione sta sempre in alto a destra all'interno di un piatto. Nella questa dillo, perché questa è una cosa meravigliosa. Nella cucina francese. Ma signori, le nonne all'ascolto, per cortesia, voi le patatine le dovete mettere sempre a destra in alto, non a sinistra in basso. Signora, abbia pazienza, questo proprio è il rituale fondamentale di, ovviamente francese, della cucina francese. Anche che possiamo fare nostra, non è. Senti, loro sono stati bravi a autovendersi, ma forse la cucina nostra. E se non c'era la Caterina dei Medici che li portava il papero, che poi è diventato l'anata all'arancia col cavolo, che i francesi diventavano francesi. Ci abbiamo una storia noi toscani grandiosa. Ottimo. Quindi sei orgoglioso, no? Ne sono fiero. Ecco. Questo è il nostro contorno. Vai. Quindi al momento tagliamo il nostro maialino, che vedete all'interno ha una cottura, sembra rosa, in realtà è proprio la trasmissione delicata del calore dall'esterno verso l'interno. Quindi un taglio vitreo, un taglio netto, pur rimanendo pieno di succhi, morbido. Mettiamo, come da buona tradizione. Puoi mettere qui così? Certo. Io so che questo è il punto giusto per l'inquadratura. Perfetto. Come da buona tradizione, mettiamo al centro la nostra carne e poi, come consuetudine, la nostra salsa. La nostra salsa è stata fatta appunto con una riduzione di birra, utilizzando i succhi della cottura del maialino. Quindi birra e succhi di maialino, ridotto delicatamente. Benissimo. E voilà. Ok, allora attenzione, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Il piatto è fatto. E allora a questo punto, scusami, la patata sempre a destra. Sempre in alto a destra. Allora un momento, ma l'inquadratura mettiamola qua. Ecco, vero Bob? È a destra in alto? Benissimo, ok. Allora ricordiamo, titolo del piatto e ingredienti, vai. Sella di maialino cotta a bassa temperatura, con patate alla crema, fagioli zolfini e una riduzione di birra. E voilà. Ingredienti velocemente. Fagioli zolfini, patate alla crema e il maialino. In questo caso le patate sono state cotte in forno, i fagiolini sono il nostro amico, rigenerati, e la riduzione a servire il tutto. Caro Cipollini, siamo pronti. Andiamo a questo punto a servirla in tavola. Dodi, stiamo arrivando! E voilà, eccoci qua all'assaggio di questo piatto interessantissimo che ci ha realizzato Stefano Cipollini, ricordiamolo ancora una volta, insegnante presso la scuola di cucina, alta scuola di cucina, un po' come l'abbiamo definita la normale di Pisa per quanto riguarda la cucina, che ha sede in quel di Ponzacco e si chiama appunto Scuola Tessieri. Allora, carissimo Dodi Giuliano, a te il compito di assaggiare, però volevo anche tu esprimessi, sei andato subito, come si dice, alla forchetta. Questo già iniziato è un capolavoro. È un capolavoro. Perché è un capolavoro? Perché a te ti piace sia la patata, sia il fagiolo e soprattutto il maiale. No, diciamo c'è una qualità anche di materie prime, ma come gli altri piatti ho visto come li ha fatti. Lui ci ha messo tanta di quell'amore e quella passione che era già, anche se non la mangiava, era buona uguale. Cioè, quindi, e poi non c'è Dragoncello qui, quindi vabbè. C'è questa avversione verso il Dragoncello, vabbè, d'accordo, ognuno ha le sue fissi. Allora io presento a questo punto Gabriele Panigada, che è il responsabile della comunicazione di questa giovane azienda Torre Accenaia, una tenuta agricola, vero? Esattamente. Che produce vino e birra? Sì,
non solo, poi facciamo anche altri prodotti, ristorazione, turismo. È una giovane come gestione, ma molto antica come, appunto, come da tenuta. Quanto esiste come... allora? Facciamo un bel salto. Diciamo che è documentata almeno dal 1000, intorno all'anno 1000. Questi sono i primi documenti che attestano edifici, poi in realtà ci perderemo più indietro nel tempo. Io, ecco, non ricordo bene quell'epoca, però posso raccontarvi qualcosa di oggi. Allora, racconta qualcosa di oggi. Da quanto tempo siete produttori di birra innanzitutto? Di birra, ecco, questo è il nostro ultimo prodotto, in questo sì, siamo giovani. Siamo da circa 4 anni che produciamo, siamo un birrificio agricolo artigianale. Agricolo significa che noi produciamo la birra con nostre materie prime, coltiviamo l'orzo che poi mandiamo a maltificare e utilizziamo appunto per brassificare. E la vostra produzione di quante bottiglie è? Sono essenzialmente 6 tipologie più un bis, ovvero una tipologia doppiata ma senza glutine. Quindi c'è birra tradizionale e birra aromatizzata anche? Aromatizzata quando è previsto dal genere, ad esempio dal genere Blanche, che è simile al genere Weiss, che magari tutti conosceremo. Il genere prevede l'aromatizzazione e noi la effettuiamo. Allora, mettiamo la birra nei calici, sì, e raccontaci qualche cosa su questa birra che stiamo per assaggiare. Allora, innanzitutto, ecco, noi siamo appunto la tenuta Torracinaia, ma il nostro birrificio si chiama G63 perché, come molti altri nostri prodotti, fa riferimento a una storia particolare legata appunto al nostro luogo. E la G sta per Giulia, Santa Giulia, perché una leggenda racconta che le spoglie di Santa Giulia siano passate dalla nostra tenuta. 63 fa riferimento all'anno 763 d.C. Esatto, e noi siamo un territorio pisano, quindi capite bene che non lavoriamo. Allora, ecco, questa birra, qualche caratteristica, gradazione? Sì, questa è una birra molto particolare, è un incrocio tra due stili diversi. È il nostro cavallo di battaglia e ha anche ricevuto un riconoscimento da Slow Food, grande birra del Slow Food 2017. È un incrocio tra un Doppelbock, che è una birra quindi a bassa fermentazione, una lager, e un American Pale Ale per i luppoli. Quindi ha sia le caratteristiche della bassa fermentazione sia dell'alta. Una curiosità: Bock è un nome tedesco che significa ariete. Questo mi indica insomma anche la caratteristica della birra stessa, che si fa apprezzare. Complimenti a Gabriele, devo dire, con grande enfasi ci ha spiegato questa birra meravigliosa, che bella, corposa, interessante, veramente piacevole. Allora, giudizio finale. In generale, il piatto è fantastico, la birra è ottima. Una domanda: che acqua usate? L'acqua usiamo, l'acqua locale, ma naturalmente viene trattata attraverso... Non quella del sindaco, eh? No, quella del sindaco no, per carità, non avessimo mai... A chiedere la royalty poi, no? No, l'acqua è giustamente, come fa notare, è fondamentale. E ogni genere di birra vuole la sua acqua particolare, quindi con una certa mineralità, una certa acidità o alcalinità, e quindi bisogna intervenire con i giusti mezzi sull'acqua. Bene. Allora, grazie a tutti, appuntamento a domani alla stessa ora. Vabbè, scoviamoci l'ultimo goccio.